Salve ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Trucchi Segreti in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Come sempre un saluto dal vostro amato Link ed ovviamente da Patrinox. Una premessa ragazzi, se la serie vi sta piacendo vi chiedo di supportarla con un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale di iscrivervi. Ok, oggi vi voglio far vedere, più che far vedere, vi voglio mostrare il cammino da fare per arrivare al famoso scudo Aeliano, che sarebbe lo scudo più potente del gioco, che se non mi sbaglio ha come 90 punti di difesa, se non mi sbaglio. No, no, non è che non mi sbaglio, ha 90 punti di difesa ora che adesso mi ricordo bene. E vi voglio far vedere dove poter comprare il secondo scudo Aeliano. Quindi, bando alle ciance, iniziamo. Ok, come potete vedere, io mi trovo ovviamente proprio vicino al castello di Hyrule. Io mi trovo in questo settore qui e questo è il cammino che io vi consiglio da fare per arrivare allo scudo Aeliano, che voi vi collocate qui dove mi trovo io. Ok, e adesso vi faccio vedere il cammino. Ce ne andiamo di qua, montiamo qua sopra, da qui montiamo, oh, quasi quasi cado, montiamo qui e montiamo, va, lì, dai, 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 ecco, no. Che è successo? Adesso non monti sopra. Stai andando tanto bene. Eccoti là. Eccoci arrivati. Finalmente non voleva salire. D'accordo, sicché adesso ve li faccio rivedere io dove mi trovo di nuovo. E da qui noi ci buttiamo con la paravela. Vedete dove c'è quella cascata lì? Dobbiamo cadere proprio in un settore che adesso vedrete che rimane proprio dietro la colonna e c'è proprio l'entrata per arrivare allo scudo Aeliano, che andiamo da qui, vedete qui proprio qui dobbiamo atterrare, eccoci qua, andiamo. Ok, qui dobbiamo aprire la porta, tirargli una bomba e andiamo. Ha lasciato delle frecce, ha droppato delle frecce, andiamo. Ci sono dei mostri. Toh, muori. Bah, è arrivato un altro. E io so come eliminarti a te senza stare tanto a perdere tempo con le bombe. Toh. E elimineremo anche te. No, ma congelato. Andiamo. Montiamo qui sopra e attiviamo il nostro paralizzatore. Dov'è? Dai. Partiti. Ma andiamo. Vai. Dai. Bene, bene, dai, dai. Stiamo arrivando. Ah, non sono arrivato. No! Eccoci. Adesso sì. Quasi andavo di parte. Eccoci arrivati. Ok, da qui continuiamo. Scendiamo, continuiamo di qua. Andiamo là sopra. Lì, se non mi sbaglio, troverete un Korogu. Noi però adesso stiamo andando a cercare lo scudo. Se avete ovviamente la spada, la Master Sword, vi consiglio di equipaggiarvi con questa qua, dentro che qui avrà il doppio dei danni. E sì, dobbiamo aprire quella porta.
porta, quella prima farla esplodere. Andiamo. E da qua, da qua, da qua, da qua, sì, di qua. No. Ce ne andiamo di qua. E continuiamo per questa parte qua fino ad arrivare qua al fondo. Vi faccio rivedere il cammino nel caso non vi siate. Noi abbiamo appena rotto quel muro, e da qua invece che andare a destra andiamo a sinistra, e continuiamo dritto fino in fondo, e dopo qui ci sarà un'altra porta che apriremo. Ok, e da qui ovviamente per aprire questa porta dobbiamo sparare all'occhio. Oh, dai, adesso c'è, ci sarà la lotta, maledetto, perché non mi ha fatto entrare? Dai, stavo appunto di entrare. Dai, vieni qua. No. Dai, che? To. To, muori. Vieni qua. Vieni qua. Oh, è rimasto senza armi, poverino. No, vieni anche te qua. Dove vai? Dove cavolo vai? Ah, oh, voleva prendere l'arco. Non me lo prendo io. Andiamo. Ok, ragazzi, scusate per l'interruzione che giustamente mi hanno chiamato per telefono. Aspettano sempre il momento quando sto registrando. Però non fa niente, dai. Andiamo. Bene, noi siamo arrivati per di qua. Ok. Lì abbiamo aperto la porta, qui c'era l'occhio. Abbiamo aperto la porta, abbiamo ucciso questi due mostri che sono usciti da qui. E noi andiamo da qui, andiamo a sinistra e non a destra la luce. No, andiamo per di qua. Andiamo per lo scrigno che c'è qui. Ok. E qui è dove c'è la stanza dove troveremo quello per cui siamo venuti. Dai. Dai. Ah, non gli ho dato. Toh, prendi. Vieni qua. Toma. Toh, prendi, prendi. Vedete con la spada. Con la Master Sword. Dai che sei morto. Dov'è l'occhio? Dov'è? Vieni qua. Toh. Vedete, non è un boss tanto difficile da uccidere. Basta sparargli all'occhio e muore quasi subito. Ed ecco per cosa siamo venuti noi qua. Ovviamente ha droppato delle buone armi. Vediamo se c'è qualcosa da buttare. Che vorrei buttare. Va. Che cavolo ho raccolto quella. Buttiamo quello e posso buttare un martello che tanto ce n'ho. Top. Buttiamo quest'altro martello, to. Ok, adesso andiamo a aprire il nostro scrigno, vediamo che contiene, vediamo che, guardate là, come proprio vi avevo detto, 90 punti di difesa c'ha. Ok, abbiamo lo scudo aeliano, equipaggiamo.
Proprio tutta un'altra cosa, dove guardate qua, che bellezza, proprio il tipico scudo della serie, di tutta la serie Zelda. Ok, adesso vi mostrerò dove bisogna comprare. Dove si può, no, non dove bisogna, dove si può comprare il secondo scudo aeliano, perché sì, ha una bella difesa lo scudo ed è anche ben resistente questo qui. Però ovviamente dopo un po' anche questo, come tutti gli altri scudi, si distruggerà. E per poterlo comprare c'è un posto solo, cioè solamente un posto dove poter comprare questo scudo aeliano. Sicché ci dirigeremo direttamente là. E noi ovviamente ci vediamo là. Sicché andiamo. Ok ragazzi, eccoci arrivati. Per dove poter comprare il secondo scudo aliano, bisogna andare nel nostro villaggio da capo. Quando sarà completato al 100%, ci sarà un tizio che ci venderà gli oggetti, che adesso vi vedrò, che è come una specie di negozio nascosto, il quale vi venderà alcuni oggetti particolari se non siete riusciti a trovarli durante il gioco, ed ovviamente ci venderà anche lo scudo aeliano. D'accordo, quella è l'entrata del villaggio da capo. Da qui, dall'entrata, voi andate in questa casa qua, questa, la prima casa, no. Sì, la prima casa appena entrate alla vostra destra. Entrate, apriti e salite le scale. Salendo le scale, aprite la porta. Ovviamente, guardate qua, c'è questo simpatico tizio, il quale ovviamente ci venderà delle cose. Adesso sì. Sì, dai, ciao. Sì. Ok, adesso ci mostrerà cosa vende. Guardate. Guardate cosa ci vende. Ci abbiamo i vestiti che avevamo all'inizio gioco. Guardate. La tuta isolante. Però guardate che prezzi, a 4.000 rupie cada ogni unità, ogni parte dell'armatura. C'è quello dello scalatore, guardate il casco e il barbaro, le scale, guardate. E lo scudo ovviamente ce lo venderà quando il nostro scudo sarà distrutto, perché ovviamente non possiamo avere due scudi. Appena il nostro scudo sarà distrutto, lui ci venderà un altro scudo e alla modica somma di 3.000 rupie. Non è come le altre, che come le altre parti che le vende a 4.000, però lo scudo lo venderà a 3.000 rupie, però ve lo venderà solamente quando lo scudo che già avete in possesso si sarà ovviamente distrutto. Quindi questo è l'unico posto dove poter comprare lo scudo aeliano, quando già non ce l'avrete più, che si sarà distrutto come tutti gli scudi normali. Venite qua nel villaggio da capo, d'accordo, così ve lo segnate, proprio in questa casa qui, la prima casa che trovate appena entrate alla vostra destra. Avete le scale, andate alla terrazza e troverete questo che mi sembra che è un Sheikah, se non mi sbaglio, questo Sheikah, il quale vi venderà diverse cose, delle cose davvero molto uniche che troverete nel gioco. D'accordo? Sicché niente ragazzi, spero che il video vi sia servito, e come sempre, se il video vi è servito, non vi dimenticate di lasciare un bel like ragazzi, come ho detto all'inizio del video, per supportare il canale.
di lasciare un commento. Se avete bisogno di aiuto, scrivetelo nel commento, io vedrò di rispondervi direttamente nel vostro commento. E se posso anche fare un video sull'aiuto che voi mi avete chiesto. E se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Come sempre, un arrivederci dal vostro amato Link, da Patrinox, e ci vediamo nel prossimo video. Adios!